Siamo all'ingresso di Case Bruciate, frazione di Pesaro, uno snodo importante anche per raggiungere, oltre al centro abitato della frazione, la zona di Tavuglia, l'area artigianale. Però in questo punto l'ingresso è caratterizzato principalmente da un ponticello che ha evidenti problemi di manutenzione e di degrado. Mi auguro e spero che l'amministrazione comunale voglia finalmente intervenire per sistemare questo ponte, che è veramente in grave stato di ammaloramento, sia nei ferri sia nelle strutture in cemento che presentano vari ferri scoperti. E in questo ponte, che è praticamente l'ingresso, il biglietto da visita di Case Bruciate, che già ha diversi problemi, uno dei quali è anche la viabilità di questo punto, che è già stato sollevato più volte. Si arriva da Case Bruciate o si esce da Case Bruciate con due strade leggermente in discesa e salita, quindi la velocità, nonostante i cartelli che ci siano velocità 30, la velocità è abbastanza elevata, soprattutto anche nelle ore notturne. I residenti lamentano anche queste problematiche. A mio avviso andrebbe, oltre alla segnaletica orizzontale, andrebbe installato anche magari un semaforo verticale lampeggiante per segnalare soprattutto non tanto ai residenti, che sanno benissimo che questa è una zona pericolosa e bisognerebbe andare piano, ma anche a chi viene da fuori, chi viene ad esempio nelle varie zone industriali, che arriva e va nella zona industriale, comunque dovrebbe accorgersi di questa strettoia che a tutt'oggi, nonostante sia sperimentale, crea ancora numerosi problemi.